Il 17 novembre è la giornata mondiale per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina, un appuntamento per sensibilizzare la popolazione sulla necessità della prevenzione e l'importanza di vaccinarsi contro il papillomavirus, responsabile di infezioni che provocano lesioni che possono trasformarsi in forme tumorali al collo dell'utero. Il tumore della cervice uterina rappresenta il quarto tumore di tutti i tumori femminili. Ogni anno ci sono circa 3.000 nuove diagnosi e circa 50.000 donne convivono ogni anno con questa malattia. È un tumore che purtroppo possiamo guarire soltanto se diagnosticato in una fase iniziale, quando la chirurgia integrata a trattamenti adiuvanti come la chemioterapia e la radioterapia riescono a eradicare la malattia. Ad oggi però le diagnosi nella fase avanzata o metastatica sono ancora troppe e in questa fase gli obiettivi dei nostri trattamenti purtroppo non sono più la guarigione, ma sono il ritardare la progressione della malattia e il controllo della sintomatologia, che purtroppo in molti casi va ad inficiare la qualità di vita delle nostre pazienti. Ecco perché dobbiamo giocare d'anticipo con la prevenzione. La Regione Toscana promuove un open day di vaccinazione contro il papillomavirus il 24 e il 25 novembre prossimi, a cui aderirà fattivamente anche l'ASL Toscana Sud-Est. La vaccinazione contro il papillomavirus protegge dai 9 sierotipi più pericolosi del virus, è una vaccinazione sicura ed efficace e può dare dei lievi effetti collaterali. La vaccinazione viene offerta attivamente con lettera d'invito a tutti i ragazzi e alle ragazze nel 12° anno di età. È inoltre gratuita per tutti i ragazzi fino a 18 anni e per le donne fino a 26 anni. Viene inoltre offerta gratuitamente ad alcune categorie di persone considerate a rischio, ad esempio alle donne operate per lesioni correlate al papillomavirus.